Ciao a tutti ragazzi, per prima cosa voglio ringraziare tutti gli iscritti del mio canale. Dato che molti di voi l'hanno richiesto, in questo nuovo video vi farò vedere come aggiustare il tasto L2 o R2, vale per entrambi. Bene, per cominciare dobbiamo svitare queste quattro viti sul retro del joypad, eccole qua. Adesso dobbiamo rimuovere la plastica posteriore facendo leva dal basso verso l'alto, in questo modo. A questo punto bisogna fare attenzione per rimuovere la plastica perché è collegata con un cavetto flat alla scheda madre. Per scollegarlo basta solamente tirare. Poi scolleghiamo la batteria staccando i suoi due pin, tirando anch'essi. Rimuoviamo la plastica dove era appoggiata la batteria, in questo modo. Adesso dobbiamo rimuovere il tasto L2 togliendo questo rettangolino dal gancio, facendo attenzione però a non rimuovere la molletta. Arrivati a questo punto, blocchiamo il tasto con le dita. Successivamente facciamo una leggera pressione con il pollice verso sinistra, molto delicatamente. Sempre delicatamente alziamo il tasto. Rimuoviamo questo gommino. Lo sganciamo così, poi dobbiamo tirare leggermente verso l'alto e verso di noi. Ogni modello della scheda madre del DualShock 4 ha questo componente che potrebbe essere diverso. Alla fine del video vi spiegherò come riconoscere il modello della scheda madre del vostro DualShock. Adesso dobbiamo verificare che il circuito dei tasti L1 e L2 non sia piegato o sporco. Una volta che abbiamo verificato che il circuito è a posto, reinseriamo il pezzo di ricambio. Dobbiamo aiutarci con delle pinze o con il cacciavitino stesso, facendo attenzione però a non danneggiare il gommino. Bene, adesso reinseriamo il tasto L2. Bene, adesso rimontiamo il tutto.
Bene ragazzi, come promesso, adesso vi spiego come riconoscere il modello della scheda madre che abbiamo. Una volta smontata la plastica posteriore del controller e tolta la batteria, abbiamo la possibilità di leggere un codice. Questo qua, come nel mio caso, io ho il JDM040, voi avrete JDM050, 55, comunque in base a questo possiamo acquistare i pezzi di ricambio. Grazie a tutti ragazzi e al prossimo video!